Approvato dal Consiglio il rendiconto finanziario 2021. Pesante il disavanzo con cui si è chiuso, oltre 1 miliardo. Dati oggetto dei rilievi della Corte dei Conti, che ha tracciato un bilancio in chiaroscuro. Varato progetto per la sostenibilità da parte di Montepulciano. L'obiettivo è rispettare l'ambiente e combattere lo spreco di cibo con le doggy bag che verranno distribuite gratuitamente in oltre 200 punti vendita. Venerdì 5 agosto, parata di stelle a San Gusmè, sarà consegnato un premio alla carriera all'attrice Sandra Milo e uno al cantautore Michele Pecora. Previsto anche uno stage per giovani artisti, sostenuto dal Consiglio regionale. Promosso a maggioranza il rendiconto finanziario 2021, l'Aula si è espressa con 24 voti favorevoli e 14 contrari. Analizzando le singole voci, si determina un disavanzo di amministrazione nell'ordine di 1.526 milioni. Da evidenziare come progressivamente, dal 2019 al 2021, il disavanzo di amministrazione si sia ridotto, passando da 1.967 milioni nel 2019 ai 1.526 attuali. Il documento è stato oggetto dei rilievi della Corte dei Conti, che ha messo nel mirino il ritardo di alcuni investimenti. Non tutti però sono da ascrivere alla Regione, che in alcuni casi è solo un soggetto che copartecipa ai progetti. Nel corso del dibattito in aula, Andrea Pieroni, vicepresidente della Commissione Controllo, ha parlato proprio dell'incremento degli investimenti, come della buona gestione dei fondi europei, azioni sottolineate anche da Stefano Scaramelli. Per quanto riguarda le forze di minoranza, Alessandro Capecchi, presidente della Commissione Controllo, tracciando un bilancio, ha sottolineato l'alto disavanzo e le difficoltà della Regione di recuperare il terreno perso. Critiche per i dati emersi sono arrivati anche da Marco Casucci ed Irene Galletti. Il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, cioè con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato amministrazione chiude con 346 milioni di positivo, c'è una tendenza anche al recupero di le vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della Regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti, che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. È importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una Regione, che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, raggiungere i propri obiettivi, quindi un atto fondamentale, e credo che insomma la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un duplice occhio fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra Regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione, quella di settembre, dove servirà assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto, su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto in Italia, oltre 1,5 miliardi di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la Regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario e in realtà trattiene i soldi, costringendo
le ASL o anticipazioni di tesoreria o addirittura contrarre nuovi mutui, il che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale, su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti, perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai attuazione, e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti, ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. Siamo stati pochi giorni fa ad ascoltare proprio le parole della Corte dei Conti, e per quanto riguarda il rendiconto abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa, che diciamo ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia, ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana, anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti, con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse, specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario che ha già sofferto duramente 2 anni, insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica, ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, disordinata, delle volte poco concreta e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. Un assist al servizio dell'ambiente e contro lo spreco lo ha servito Montepulciano, che grazie a un accordo con il Consorzio del Vino Nobile ed esercenti metterà gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti doggy e wine bag in materiale riciclato per non gettare pietanze o bevande non consumate. Soddisfazione è stata espressa da Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che ha sottolineato la duplice valenza dell'iniziativa. Il sindaco Michele Angiolini ha invece evidenziato la volontà di perseguire questa strada con altri progetti mirati alla sostenibilità. Al loro fianco la consigliera regionale Elena Rosignoli, che ha rimarcato il valore dell'operazione, capace di coinvolgere oltre 200 punti vendita. Infine Andrea Rossi, presidente del consorzio, che ha voluto ricordare come la denominazione abbia ricevuto per prima in Italia lo standard di sostenibile. Ha un significato importante, la lotta allo spreco alimentare è una lotta del nostro tempo, dobbiamo tutti porre le condizioni per andare in questa direzione, abbiamo la necessità non solo di investire in turismo enologico ma anche in turismo ecologico, nel rispetto della nostra terra, nel rispetto di chi ha anche meno opportunità. È un'iniziativa bella, voluta dal Comune di Montepulciano, voluta da Confcommercio, da Confesercenti, a loro un grande grazie. Questo che è uno dei vini migliori che produce la nostra terra, oggi fa un ulteriore scatto in avanti importante, un territorio si mette a disposizione del futuro. È un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente insieme al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con il quale abbiamo stipulato anche nel corso di questi 3 anni di mandato importanti accordi di comunicazione della nostra destinazione attraverso anche il vino, consapevoli che comunicare la destinazione turistica anche attraverso il prodotto di eccellenza significa veramente promuovere un intero territorio. È un progetto che risponde sicuramente ad un punto programmatico del nostro programma di mandato.
Senato contro lo spreco, la lotta insomma allo spreco alimentare attraverso queste scatole, diciamo, di cartone riciclato e a loro volta riciclabile, attraverso le quali potranno essere presi, diciamo, i cibi e le bevande non consumate sul posto e verranno distribuite gratuitamente a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della città di Montepulciano, di tutto il comune di Montepulciano, oltre 200 tra enoteche, ristoranti e bar. Chiaramente è un progetto che ha un profilo culturale, sociale ma anche ambientale, perché si riduce sicuramente l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, ma è anche un modo per andare a sensibilizzare l'utenza. Questo progetto è importantissimo per il territorio della Val di Chiana Senese, principalmente il comune di Montepulciano, che propone una soluzione sostenibile per quanto riguarda la lotta contro lo spreco alimentare, ma non solo. La possibilità di portare via i pasti non consumati, ma non solo, ma anche le bevande non consumate, sono un segnale importante per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente e appunto allo spreco alimentare. Il Consorzio del Vino Nobile però dobbiamo e possiamo dire che è sempre stato molto attento sia alla sostenibilità che all'ambiente. A partire dagli anni 90 infatti ha messo in atto delle politiche sostenibili che gli hanno dato la possibilità quest'anno di avere il riconoscimento del premio dell'ecosostenibilità del prodotto del Vino Nobile di Montepulciano, legato appunto al territorio, alla modalità ambientale di produzione del vino stesso, un progetto che viene da lontano, e questo fa capire la lungimiranza di chi opera e lavora nel Consorzio del Vino Nobile. Siamo la prima denominazione che si è certificata sostenibile in Italia secondo lo standard Equalitas lo scorso mese di maggio. È stato un percorso abbastanza lungo, direi che è stata principalmente una rivoluzione culturale all'interno delle aziende e quindi nella testa dei nostri produttori. Pensare ad una produzione sostenibile era da anni che ci stavamo lavorando, ma semplicemente è quasi oggi, direi, una scelta obbligata davanti al cambio climatico, davanti alle esigenze anche di carattere etico e sociale a cui devono dare risposte le nostre aziende. Era necessario mettere insieme un protocollo che appunto potesse certificare il nostro impegno in questi settori, in questi ambiti. San Gusmè si regala Sandra Milo per la terza edizione del Festival Stelle dello Spettacolo, che quest'anno si tiene venerdì 5 agosto nella frazione del comune di Castelnuovo Berardenga. Sarà consegnato un premio alla carriera all'attrice, premiato anche nella sezione musica il cantautore Michele Pecora, madrina d'eccezione l'attrice Margherita Fumero. La parte più importante, sottolineata anche dal presidente consigliare Antonio Mazzeo, è l'impegno dell'Assemblea regionale a sostenere uno stage di studio e formazione gratuito per giovani artisti che si terrà a Casale Rosennano nei tre giorni che precedono la serata della premiazione. Un'iniziativa ricca di appuntamenti, come ricordato dal direttore artistico Marco Pedrieri. In Palazzo del Pegaso era presente anche la consigliera regionale Anna Paris, che ha sottolineato l'importanza di dare spazio ai giovani, oltre che la capacità degli organizzatori di portare nel borgo grandi artisti. Tantissimi eventi in Toscana in queste settimane, è bello presentarli qui in Consiglio regionale. Sono davvero felice e ringrazio la collega Paris dell'opportunità di poter presentare questo premio, le Stelle dello Spettacolo a Castelnuovo Berardenga, un modo per valorizzare le iniziative di un borgo stupendo. Come diceva chi mi ha preceduto, a San Gusmè ci saranno momenti belli, importanti, in cui noi riusciremo a valorizzare lo spettacolo dal vivo, ed abbiamo voluto come Consiglio regionale dare un piccolo contributo per sostenere queste iniziative, soprattutto quelle rivolte ai più
giovani. È bello pensare di poter sostenere ragazze e ragazzi che iniziano il loro cammino, si avvicinano a questa forma di arte, perché è una forma di arte e tutto quello che è arte, che è cultura va sostenuto con forza. Noi proviamo a fare la nostra parte e siamo convinti che in quelle giornate, con un programma incredibile, fatto di tante iniziative, tanti eventi, Castelnuovo Bernardenga sarà piena di turisti che potranno non solo conoscere lo splendido borgo, ma ammirare anche tutte quelle che sono le capacità di ragazze e ragazzi che guardano al futuro con speranza. Questa è la terza edizione di una follia nata in piena pandemia nella primavera del 2020. L'idea era quella di riportare una fruizione di qualità anche italiana sul territorio toscano, di valorizzare l'entroterra toscano dal punto di vista turistico e contemporaneamente di ridare risalto e luce a quelle che sono le professionalità dello spettacolo dal vivo, artisti, tecnici, personale operativo che avevano e stavano soffrendo in quel momento in pandemia e poi sappiamo che anche nelle stagioni successive avrebbero avuto delle difficoltà. È la prima e unica manifestazione di rilievo nazionale nata durante la pandemia e quindi questo è il nostro terzo anno. È un po' quello della maturità, ancora sappiamo che ci sono difficoltà sia per il turismo che per lo spettacolo dal vivo legato alle incertezze di questo momento e quindi ancora ha un senso fare questa iniziativa che si rinnova. Premiamo delle eccellenze dello spettacolo dal vivo e non solo, abbiamo il premio alla carriera alla musa di Federico Fellini, Sandra Milo, che ha attraversato il cinema, la televisione, il teatro, un cantautore che è un poeta straordinario che è Michele Pecora. Siamo oramai alla terza edizione di questo spettacolo e di questo premio, premio alle stelle dello spettacolo. È partito questo premio e il collegato spettacolo ormai da 3 anni, nel periodo della pandemia. Perché quest'idea? Per permettere, grazie a Laura Scellerini e soprattutto a Marco Predieri, per portare in un territorio quale quello della Berardenga, a vocazione turistica e che aveva sofferto, per via della pandemia, artisti che anch'essi avevano sofferto. A questo punto è un evento che si ripete sempre nella prima settimana di agosto, però con una novità. È cambiata la location, non siamo più nella piazza della meravigliosa piazza di Castelnuovo Berardenga, ma andiamo a San Gusmè, quindi circondati da filiari di vita, borgo particolare, molto interessante, mura, un borgo che è un gioiello.